La segnalazione sullo 028, una richiesta da parte dei cittadini di spostare l'orario di partenza di 10 minuti, anticiparlo di 10 minuti per evitare il traffico. Questa è una segnalazione che è arrivata. 028 Salva Candida. Chiede cavallo. Questa prima. Partiamo di anticipare la prima partenza della mattina di 10 minuti. Penso sarebbe utile anticiparla perché eviterebbe affrontare il traffico, sì. Bene, per quanto riguarda le linee credo sia tutto. A questo punto si procede, cioè scriviamo il documento, la prossima volta lo portiamo in commissione per essere approvato da tutti e poi inviato. Vi Mettiamo invito sul voi, sito nel l'indirizzo. frattempo mettiamo le indicazioni, sì, in forma scritta portatemi le altre, diciamo, sì, segnalazioni che vi sono arrivate. Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, doveva intervenire l'assessore Errani sul bando di efficientamento energetico, però si è sovrapposto un altro appuntamento urgente. Riguardava le aree verdi praticamente e mi ha detto che la scuola è stata individuata, è la Chiodi, per una serie di urgenze riscontrate sulla scuola e perché era uno dei progetti, sì, era uno dei, diciamo, dei progetti su cui l'UOT poteva partire dato i termini immediati del bando, che però verrà comunque in commissione nello specifico, non solo a relazionare ma a portare il progetto. Quindi vi anticipo questa cosa e rimandiamo questa questione ad un ordine del giorno successivo con insomma, la sua disponibilità. Mi è stata consegnata in apertura la mozione, che però io rimando a un ordine del giorno successivo solo perché non è stata inserita all'ordine del giorno. Non so se, perché forse sei stato assente, perché era stata messa comunque sia sul sito la richiesta di reperimento di progetti sul territorio riguardo le liste ciclabili. Ti avviso perché questa è l'intenzione di recepire, diciamo, le proposte delle liste ciclabili era proprio quello di creare diciamo, sì, una rete nel territorio che fosse fruibile, mettesse in collegamento e fosse, diciamo, una via alternativa di mobilità sostenibile. Però comunque lo rimandiamo al diciamo, ordine del giorno successivo. Chiudo la seduta della commissione. Scusa, Sì. prima avevamo parlato di quella fermata famosa, avevamo Sì, detto ne sì. parliamo dopo, ne vogliamo parlare ora, ne vogliamo, perché lì si può affrontare sotto tanti punti di vista per far sì che il municipio sia liberato da una situazione di traffico ormai insostenibile. Come diceva prima anche il consigliere Maurizio, è una fermata importante, è una fermata molto premeditata. Poi abbiamo parlato delle, non so se proseguo oppure sarebbe un Dimmi, no, perché. l'unica cosa è questa, io ho segnato, e credo sia messo anche a verbale, che la fermata dell'acquedotto del Peschiera come un elenco di, diciamo, criticità di cui vi ho dato lettura prima e abbiamo specificato, sarà oggetto di un approfondimento, di una verifica singola nell'immediato, perché vi ripeto, quando sono intervenuti diciamo, i responsabili del Dipartimento Mobilità, mi hanno chiesto un documento con un elenco complessivo per poter effettivamente valutare la situazione complessivamente del territorio, delle linee. Però poi ci sono queste questioni più immediate di cui intendiamo occuparci da subito e quindi Perché mandare questa è una verifica questione, specifica sulla sì, è fermata una questione dell'acquedotto. particolarmente delicata, ma da affrontare sotto vari profili, no? Prima il problema del benzinaio, ma anche il problema contingente se si potesse, visto che comunque questa fermata è stata realizzata spendendo questa piazzola, è stata realizzata spendendo dei soldi pubblici, e in ogni caso gli autobus, come vi dicevo prima, come se non esistesse questa piazzola, non accostano 99,9% generando quello che vi ho detto prima. Allora, per esempio, potrebbe essere una soluzione spot,
tutta questa provvisorietà, anche segnalare all'ATAC questa situazione in maniera tale da sensibilizzare gli autisti che fanno quella linea per fare questo rientro. Se l'ha fermata, abbiamo detto prima, io non lo sapevo, era provvisorio, ma provvisorio da tempo, e tenendo presente che proprio i soldi pubblici sono stati allocati per quella fermata che produce tutte queste situazioni. Quindi poi dovremmo affrontare il problema del benzinaio, la compagnia che tra l'altro è cambiata rispetto a quando questo è un problema annoso, è iniziato, la compagnia è anche cambiata. Quindi, tenuto presente, non è una fermata come ce ne sono tante, questi problemi. Anche prima abbiamo parlato delle paline che segnalano i tempi di percorrenza, no? La soluzione di questo problema potrebbe far sì che i cittadini, l'informazione che è importante, abbiano il servizio magari 10 minuti prima, un quarto d'ora prima, e ce l'hanno invece dopo, perché tutto il traffico si è formato grazie a questo punto. Quindi è una situazione di particolare rilievo rispetto a tante altre, ognuna poi ha le particolarità proprie, però questa è qualche cosa che riguarda tutti i quartieri del nostro municipio, perché è uno snodo essenziale. Di questo elencare, ho aggiunto questa proprio perché è stata sollevata ora, mandiamo una nota specifica a Fabio di queste qua, diciamo. Siamo anche noi sensibili. Sospendo la commissione così se i cittadini vogliono intervenire. Va della salute.